Allora, qui siamo nel mulino chiamato Di Sotto a Pantigliate ed è una struttura ancora in buono stato. Avrebbe bisogno un po' di qualche, come si può dire, sistemazione, però le parti meccaniche ancora mi dicono funzionanti. Qui siamo di fronte a un particolare che sono questi quattro buchi, dove un tempo veniva chiamato appunto la pila, perché era un sistema con una castellatura di legno e metallo che conteneva questi quattro pistoni, perché qui abbiamo quattro buchi, questi quattro pistoni che schiacciando, diciamo, il riso, perché la pileria appunto di riso, riusciva a far sbucciare, diciamo, togliere la buccia al riso. Questi quattro pistoni che entravano alternativamente, cioè prima due e poi altri due, avevano la possibilità, appunto, come dicevo, di sbucciare. Qui abbiamo il particolare di questi buchi, che non sono dei cilindri, ma sono delle piccole botti, in modo tale che pestando il riso nel mortaio, il riso aveva un movimento, diciamo, verso l'alto e poi cadeva sotto. Con questo meccanismo a velocità veniva tolta la buccia, quindi sono degli scavi fatti a mano, perché allora non c'erano altri metodi per poterlo fare. Peccato che manca la castellatura, per far vedere un po' proprio il meccanismo come era una volta, insomma. E devo dire che, insomma, è un bel ambiente che andrebbe rivalutato, risistemato e poi magari che possono vedere anche le persone, gli appassionati e anche gli storici, perché non so, ma credo questo mulino abbia più di un paio di secoli, li abbia, perché da come si vede la struttura con tutte le pulegge, e con poi qui mancano le corde per poter, perché era un sistema che faceva funzionare più parti, non solo, questa è la parte in cui veniva macinato probabilmente il grano, il frumento, comunque i cereali, no? E poi avevo questa pila qua, qui ci sono gli ingranaggi che a un certo punto venivano azionati da una ruota esterna che passava un canale, un fossato, e quindi questo era il sistema per, diciamo, a spesa zero, perché non c'era nessuna energia tranne quella naturale dell'acqua, che nelle nostre parti qui allora non mancava. Adesso siamo in un periodo in cui abbiamo qualche criticità perché siamo in un periodo di siccità. Ecco, qui siamo al piano superiore di questo mulino di Pantigliate, chiamato mulino di Sotto, e il meccanismo che abbiamo visto prima permette, tramite cinghie, no, di poter azionare questo meccanismo. Vedete, qui c'è una puleggia, per far girare, diciamo, questo burato che serve per la setacciatura del prodotto della farina. Questa è una cosa molto importante che stabilisce che con un sistema di ingranaggi, di cinghie, noi possiamo, spostare anche tra un locale e l'altro, oltre che in verticale, ma anche in orizzontale. Ci sono alcuni mulini in cui hanno un albero che è lungo magari 10, anche 15 metri, che in questo, diciamo, percorso ha diversi ingranaggi e permette a poter fare, cioè di poter montare un sistema di ingranaggi per macinare, per fare un movimento che serve poi al mugnaio di preparare i suoi prodotti, insomma. Bene, ecco, siamo ritornati nella zona bassa del mulino e qui c'è un particolare che è veramente interessante, che è questa mola. Questa mola che di fianco ha una piccola puleggia, vedete qua, questa puleggia era collegata tramite una cinghia perché era tutto a cinghie. E cosa serviva? Probabilmente serviva per affilare qua, vedete, girando in questo modo fortemente. Venivano affilate o coltelli o forbici o qualche strumento che poi serviva per tagliare, eccetera, o anche le falci, non so.
E questo è carinissimo perché dà l'idea che con l'acqua, facendo girare dei meccanismi, si può fare un sacco di cose. Ad esempio questa piccola mola. Ecco, qui abbiamo, diciamo, un buco, no? Che esce dal mulino. Dico probabilmente perché non lo so, ma sicuramente o è un'uscita oppure un'entrata, perché il grano che devono macinare, i frumenti, eccetera, come fanno? O lo portano all'interno su con dei sacchi, oppure possono caricarlo da dentro, magari con delle ventole per il carico. Oppure magari è l'uscita con la farina già macinata che poi veniva insaccata qui perché mi hanno detto che qui c'era una tettoia, quindi era coperto. Probabilmente è questo, però ripeto, non ne sono sicuro, ecco.